che lo consegnò alla città il 15 maggio 1912. La costruzione del Teatro Apollo si articolò in tre tempi. Nel 1919 venne realizzata la Sala Apollo, decorata da artisti locali con stucchi, affreschi e dorature. Nel 1914 venne incorporata l'Arena ed il 4 dicembre 1926 ci fu l'inaugurazione del Teatro Apollo nella sua struttura definitiva. Il teatro è rimasto chiuso dal 1986 al 2008, anno in cui iniziarono i lavori di restauro commissionati dal Comune di Lecce, che nel 2003 lo aveva acquistato dagli eredi di Cappello. Durante i lavori di restauro furono rinvenuti reperti di età neolitica. Il 3 febbraio 2017 il teatro riapre i battenti. Si ringrazia il Comune di Lecce che ha concesso l'uso di questo teatro storico. L'Associazione Culturale e Teatrale Mario Perrotta di Lecce anche quest'anno ha voluto fortemente rinnovare il connubio tra teatro ed impegno sociale, collaborando con Lions Club e Salentum Universitas per la realizzazione di questa serata di beneficenza. Ma per parlare di questo invito a salire sul palco il presidente dottor Riccardo De Giovanni ed il presidente dell'Associazione Culturale e Teatrale Mario Perrotta, Orozzini Pinto. Ringrazio infinitamente per essere qui, è un bel colpo d'occhio vedere il teatro Apollo così restaurato, così bello, e vederlo tutto pieno. Io vorrei ringraziare principalmente l'Associazione Culturale Mario Perrotta per averci dato la possibilità di organizzare questa serata che ci porta a dare un contributo sostanzioso alla Casa della Carità di Lecce, per questo vorrei chiamare qui vicino a me Mario Renna, che per spiegarci bene quello che è la Casa della Carità, che ci fa tutti i giorni. Vediamo se riusciamo a tutti. Mario, grazie. Inoltre vorrei passare anche un attimo la parola a Ronzino, perché è lui la mente di questa serata. Insieme a lui un giorno abbiamo fatto una scommessa, abbiamo detto riusciamo a riempirlo, ci siamo riusciti. Io sono la mente e stavo bene. Allora voglio dire solo una cosa, io non ho mai invitato nessuno, abbiamo sempre fatto in modo che venisse la gente, non provocando la presenza, però questa sera abbiamo degli ospiti importantissimi, che sono i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, che stanno là sopra, abbiamo un grande piacere del corso del professore Degli Santi, che per noi è l'inizio di una collaborazione, abbiamo già avuto un'altra collaborazione. Due cose benissime. Il Teatro Apollo di Lecce lo riporto per due cose. La prima, che fu una delle ultime volte che io venni qua, e c'era nebbia, non si poteva entrare, però si fumava. E tanto è che quando io tornai a casa, mia madre che stava sempre normale, non si era tutto, mi si è fissato che io avevo fumato. Guarda, non ho fumato, era proprio, non si poteva stare allora nei teatri. Quindi chi tiene l'età, che io si ricorda come si stava nel teatro Apollo. E poi l'altra cosa importantissima è che il Teatro Apollo è stato il primo teatro di Lecce dove si è fatto teatro in leccese. Poi hanno cominciato gli altri, un po' di diametri, però le prime commedie in leccese si sono tenute su questo palcoscenico. Io questo volevo dirvi e volevo ringraziarvi per la presenza. Allora, io ringrazio la parola per passare a Mario che ci dirà due parole e poi solo due parole per... Sì, grazie innanzitutto per l'invito che abbiamo ricevuto e per il pensiero che Alleanza Repubblica ha nei confronti nostri. E la Fondazione Casa Carità opera quotidianamente nella città di Lecce, ma non solo, per venire incontro alle esigenze dei poveri, diurna e notturna. Questa è la nostra realtà, oltre a questi due servizi offriamo tanti altri servizi, per cui dobbiamo, possiamo immaginare
di quanto e di cosa abbiamo bisogno ogni giorno. Per questo ringraziamo loro che ci stanno offrendo questa possibilità e ringraziamo la città di Lecce che è sempre attenta alle esigenze dei popoli. L'altro giorno ero con lui e mi raccontava tutto quello che fanno, come si svolge la loro giornata, beh, devo dire che sono veramente forti. Sapete fare, fate tanto, sapete farlo bene. Grazie. Io vorrei dire anche il nostro piloncino da esporre nella Casa della Carità, così per averlo sempre davanti e ricordarsi che noi ci siamo e possiamo fare molto per voi ancora. Grazie. Adesso vorrei chiamare accanto a me il governatore Francesco Antico dell'AIONS del distretto 108AB, che è la persona che dà ai Lions molto, molto, che cerca di fare in tutta la Puglia e di dare qualcosa in più che può essere, forse però dietro si sente poco. Francesco è una persona che si dà da fare, che gira tutta la Puglia per sostenere, per dare aiuto a noi presidenti e fare tanto per poter far sì che poi si realizzino serate come questa. Io darei la parola un attimo a Francesco per spiegare un attimo. Sì, buonasera e buonasera a tutti. Bene, il Lions Club International è un'associazione di servizio presente in tutto il mondo. Noi abbiamo clubs presenti in 210 paesi al mondo con 1.400.000 soci. In Italia non siamo da meno, siamo tantissimi, siamo 40.000. Io che sono in questo momento a capo dei Lions di Puglia, mi ritrovo in effetti una rete di solidarietà micidiale. In Puglia siamo in 2.400 distribuiti in 80. I club della Puglia sono praticamente situati nei centri, nei nostri paesi più grossi, più importanti. Quindi siamo presenti anche dappertutto, come qui a Lecce. A Lecce sono molto presenti Lions, con 7 club tutti quanti molto fattivi, molto organizzati, molto ben messi, che organizzano di tutto. Io so che oltre a questa serata, mercoledì prossimo, un altro Lions Club di Lecce Città organizzerà un'altra manifestazione importante. E la nostra è un'associazione di servizio, nel senso che noi siamo bravi nella raccolta fondi e da devolvere, per aiutare le persone bisognose, sia nella nostra comunità locale che a livello internazionale. E io so che questa sera, quello che ho capito, il Lions Club Lecce San Lento Universitas devolverà parte del ricavato, dell'utile che non si ricaverà da questa serata, in parte ad un'associazione locale che ha bisogno di essere aiutata, che porta poi il suo aiuto diretto a persone bisognose della città, e in parte a favore della lotta che i Lions stanno portando in tutto il mondo per debellare il morbillo. Il morbillo, che è una piaga che noi da sempre abbiamo combattuto e abbiamo avuto anche al nostro fianco a livello internazionale partners importanti, come per esempio la fondazione di Bill Gates, Bill e Melinda Gates, che ci ha aiutato contribuendo oltre al nostro, ai nostri fondi raccolti e devolti in quella direzione con una cifra della stessa entità. E quindi complimenti al vostro club. Io ho portato il mio regalino, il mio pensierino al presidente del Lecce San Lento Universitas per ricompensarlo in una minima parte dello sforzo che sta facendo. C'è il mio guidoncino che rappresenta la mia città, perché io sono di Nardò, sono di qui, della provincia Nardò, e indicato il mio motto, che è We serve in friendship for harmony. Serviamo, perché noi serviamo tutto il mondo, in amicizia
per raggiungere quell'armonia che comunque è un'utopia ed è irraggiungibile, ma alla quale possiamo comunque avvicinarci sempre di più. In ricordo di questa serata. Adesso vorrei però aprire questo. È un oggetto del nostro artigianato locale, la cartapesta leccese, che io sto distribuendo grazie alla mia, alla carica importante che mi hanno, di cui sono veramente onorato di portare in giro, e sto distribuendo un po' dappertutto, in tutta la Puglia e in tutta Italia. Grazie. Adesso mi devono scusare se hanno aspettato un pochino a poter entrare, ma sono i, tra virgolette, io definirei i padroni di casa, quindi vorrei far entrare il vice sindaco Alessandro Degli Noci e l'assessore allo spettacolo Paolo Foresi. Io anche a loro, per ricordo della serata, vorrei donare il nostro guidoncino in, e poi magari se ci sono due palline ci fa. Grazie, grazie. Il dialetto giustamente come qualcuno dice, ma lo so, la tua voce si riconosce in mezzo a 700, perché siete stati bravissimi. Devo fare subito i complimenti perché avete riempito il Teatro Apollo. Complimenti, grazie a tutti per essere qui, grazie ai Lions con cui penso che possiamo dire si è creata da subito una bella sinergia. Ci rivedremo qui mercoledì con l'Equatore, con un altro club, perché su Lecce siete tanti e fate delle attività straordinarie. 6 club su Lecce, se non sbaglio, 7 club su Lecce e 6 in provincia di Lecce, è vero. Per cui grazie per quello che fate, il sostegno che date a chi ha bisogno, e per questo vi ringraziamo in modo particolare, perché i vostri service vanno sempre in quella direzione, per cui l'amministrazione non può non essere a fianco a voi, per cui non aggiungo altro, ci rivedremo mercoledì sera. Grazie a voi per aver partecipato e quindi contribuito in maniera importante per il raggiungimento degli obiettivi di questa serata. Grazie, grazie di cuore. Buonasera a tutti, mi permetto di aggiungere due parole a quello che ha detto l'amico Paolo. La città vi ringrazia, grazie ai Lions, grazie all'associazione teatrale Mario Perrotta per aver scelto il Teatro Apollo. Il Teatro Apollo, per come era immaginato, forse era solo un teatro delle opere, un teatro come immaginava, per cose aoniche importanti. In realtà questo è il teatro della città ed è giusto che il teatro di tradizione calchi questo palco. E quindi sono contentissimo che ci sia questa sera questo spettacolo. Vi ringrazio per aver scelto la Casa della Carità. Aggiungo magari una proposta per il prossimo anno, di far sì che oltre che uno spettacolo il teatro di tradizione si tramandi e che quindi si lavori nelle scuole. Secondo me questo deve essere un obiettivo, perché questa tradizione non si perde. Concludo augurando a tutti voi un buon Natale in famiglia e felici feste. Grazie. Io avevo pensato anche a dare una tarda di ricordo all'associazione Mario Perrotta per quello che ha fatto, per l'aiuto che ci ha fatto, quindi vorrei. Ci tenevo veramente tanto perché rimanesse un ricordo da parte nostra all'associazione, perché veramente hanno fatto tanto e fanno tanto, ma fanno tanto anche collegandoci a quello che dice Alessandro, che hanno già fatto qualcosa nelle scuole, quindi e stanno continuando, quindi è bene, ci teniamo che la nostra lingua, definiamo la lingua in leccese, non venga persa. Se posso, Presidente, una cosa al volo, vi ringrazio anche per il lavoro che fanno, straordinario, questa è l'occasione giusta, con l'Ucuparu, e quindi per la mostra che fanno i teatrini, davvero è
cui siamo arrivati, siamo stati forse tra i primi che abbiamo incontrato, ai quali abbiamo subito ovviamente detto che abbiamo confermato il sostegno, la vicinanza, l'amicizia e il ringraziamento per quello che fanno. Ci tenevo a dirlo, grazie. Sono bravi e si danno molto da fare. Vabbè, vi lasciamo ad aspettare la prima. Ringrazia il Lions Club Salentum Universitas che ci ha permesso di ripetere questa bellissima esperienza. Un cordiale saluto ed un particolare ringraziamento al professor Claudio Degli Santi e dei suoi allievi dell'Accademia di Belle Arti di Lecce che sono qui con noi. Si ringraziano inoltre per i contributi erogati Nuovo Cinema Paradiso, il negozio più alla moda di Lecce, la massaia salentina di Maria Gabriella Epifani, Lecce. Si ringraziano ancora per i tendaggi Stani Tarantino Showroom, tappezzeria, tendaggi interni, tende da sole, bastoni e complementi arredo Lecce, per il trucco e parrucco GL Anteprima Capelli di Luisa Gelsomino, Lecce, per il service AMS di Andrea Gaudino, Lecce, per la fotografia Rodolfo Pati, per la mobilia Fernando Piscopiello. Adesso, prima di passare alla presentazione dello spettacolo che vede l'Associazione Culturale Teatrale Mario Perrotta portare in scena la commedia in due atti scritta da Paolo Stanca, dal titolo La monaca in cialuglietto, leggo brevemente la trama. La monaca in cialuglietto, commedia in due atti di Paolo Stanca, nasce dallo spunto preso da un testo teatrale scritto da Edoardo Scarpetta nel 1881, che affronta incredibilmente un tema di grande attualità riguardante la complessità del rapporto coniugale. In questa commedia l'autore, sprigionando la sua fantasia, cerca di coniugarla con la realtà quotidiana, rappresentando in chiave ironica e moderna e con linguaggio teatrale tipico della commedia leccese la storia travagliata di due coniugi che a causa di circostanze curiose e paradossali si ritrovano in un'aula di tribunale per chiedere la separazione. Il primo atto si svolge nell'abitazione di Amalia Laresca e Felice Occhidierto, sposati sin tarda età, i quali, a causa dei loro continui litigi che avvengono spesso in presenza dei domestici di casa, Michele e Rosella, decidono di rivolgersi ai propri avvocati Oronzo e Fortunato per chiedere la separazione. Nella causa di separazione viene coinvolto anche Gaetano, uomo stravagante, che si rivolge ai coniugi per prendere in affitto una casa di loro proprietà, in cui sistemare la sua giovane amante, la ballerina Emma Carciofula, corteggiata anche da Fortunato, avvocato di Felice. Il secondo atto si svolge in un'aula di tribunale in cui si tiene l'udienza di trattazione della causa di separazione di Amalia e Felice, alla presenza di tutti i personaggi della commedia, dove dopo le testimonianze e le righe degli avvocati, il collegio giudicante è chiamato a pronunciare la sentenza di separazione. Ma in teatro può succedere di tutto, anche in verosimile. Da questo momento vi invito cortesemente a spegnere i cellulari, grazie, signori e signori, buon divertimento. Facile qua. E io cercavo Don Felice, quindi
Saccio, ma c'è spicciato il combattimento d'estate. Ma mi da spicciare, ma quando sono in un pareggio, da fai curare la roba che ha già tutte tante. Donna Maia si è conosciuta a superare un bar. E lo vedo, lo finisce a te, lo ho detto, per il suo. Ma io lo saccio proprio, come quando lo stanno ancora lì, eh? Beh, se non finisce ha potuto fare questo passo, manco la camicia, già se la scusata tranquilla. Posso capire che lo dico di una certa età, ma di un milione di baccaia di una fine da tutti i santi, dai che con scuola, con scuola, del pettore, pausa, insomma, che fai per dire, una faccia, tutto di la faccia di tutto, la mia respira, per me qui, qua c'è luce per un canto. Non posso sentire urlare una musica che luce non mi fa fare niente. Ma con 16 a testa però, la ci penso io un minuto a posto, Senti, Michelino, ma te quanto tempo sia questa funzione non felice? Quando tu muori se la bene il carino di mamma. Ma pare che sono passati 2-3 anni, sì. E pensare per l'anno passato, non faccio niente di senza di me. La casa tua è la casa mia, e io mi sento un patungo lì. Ma le quando la scusata da vent'anni e si comincia a se mi hanno già tutto, non posso parlare, posso regalare la tutti, mi dice che mi sta dando un'idea, io mi dice solamente un serbo. Ma così stai già attento all'altra casa, ci dice che mi trovi in capo, io voglio sentire davvero c'è di serbo. Ma c'è quel dice che non c'è quel facile? No, niente, è una parte di una cugna che esce, poi deve venire, se non c'è comunità con una faccia. Sì, mette il suo scopo. Madonna, già picca, per c'è da domandare a Don Felice, c'è risposta da giudare la persona per la casa. Essa e io, piano piano senza essere d'accoglienza, a già fare tutto la rima cavolo, a già un vintere tanto e due, per tanta verità senza mia, a sanno lasciare a forza, ore o non vuole. Saluto, non hai visto manco una faccia. Ma ci ha capito, ma ci sta a piedi.
Sta io che mi scappa le tue camisuti e sta a farlo, che mi ha fatto cuocere con una petata. Senti, signorazza. Ehi, lo dire se saremo morti tutto quando mangiamo un caldo, tu sta penso. Stia già in salmiere, c'è già finito la signorazza. In piena quasi estate, in primavera. E poi è successo qui dove lui ha potuto succedere. Guarda che adesso sbagli proprio, sai, io non c'ho niente, immagini su proprio niente, va bene? E mo a parte della che ci vede, guarda, perché mi sta quasi proprio nel tuo cibo, ho capito che non è di netto. Ma di tu, ma stai qua, sì, le commentiamo. A parte che si firma, una tagliola, era quello che tentiamo, ma stesso. Ma tu ti vuoi io però, non pasticcia che la colpa, perché tu dico che sta succedendo, in certa casa ed è mia. Maledetto, non lo maledico sempre, ti giuro quando te fai. A tu fare per forza una cosa di capo mia, se non questa mi faccio tu mettere e me non lo pure la fettina menata. A quanto va? Le cose si stanno intendendo verso giusto. E mosa dice faccio, ne faccio un'altra da finire, per capire. Mi levo dal vietto. E mi vinto. Questo. E mo mi facciamo qualche peperina, tutti che mi facciamo. Per una cacera all'ongia per baciono dopo di più il cucino di Don Felice, i signori fanno grecche e bracche. Grecche fatta. E di guerra. Insomma, parenda l'inglese! E di mattina mangiano satizzo e scattaricciate e fegge di pane brustolito. Il miele c'è già, mancano solo i pezzetti di cavallo e potremmo fare la succursale dello sciacquaggio. E a proposito di piaghe, ma ci sa fare di padroni? È proprio dove se vuoi andare usando sempre l'intorno. Davvero? Ma questi sempre tanti fanno della mattina alla sera. E i castanotti intorno sono le decate a sangue. Ma io dico no, ma invece queste ziccano ogni secondo, perché non se lassano. E poi tu parli con io, perché non se lassano, perché non se lassano. E dire che vogliamo stare così, grazie a Dio, con tutti i soldi cadenne, ma senza problemi dei figli. Cinto, saremo felici se... Mamma, non so. Mandando al portiere questa lettera qua, e dici con la consegna urgentemente al recapito, ma c'è scritto su la porta, capito? No, Felice, mi comandi le posso direttamente, io così la ci può parlare. Con voi, basta che lo prendiamo tu dietro. No, no, no. Io non ti aspetta. Tocca a me urgentemente questa lettera, lì chiedi su una gente tu qua sudda. No, non è possibile, donna Maria, non ti apporto più male, credo, non Felice. No, signore, tocca a portarti prima la mia, che è più urgente. Sì, la tua è urgente, la mia è urgentissimissima. Dov'è la? Scusate, pure che non sono fatti che mi interessano, ma perché c'è ogni cosa va di seccare? Sì, mo si sistema. E intanto ho settato due faciti marella, che non però non hanno capa di scusati, e invece con i miei e tutte legati sempre. Sì, ma non ho finito tanti fiati, non ti faccio, li fatti tuoi. E ricordo che sempre la giù su una serva, perciò non cambiare le fidenze, come te la devo dire? Ma sta la posto tu! Ah! E mo fuori del qua, eh! Ah, ma fammi le sentenze, ma quando ti diciamo che la giù una serva, già puttana! Sì, ne. Mentre sta a paura. Ma se faccio per me sta con butico qualche cosa, era solamente per un bene uescio. E punto mio, se potevo pegare tutti i doi. De fame, tocca anche sforzo con mangio, che se no mi deperisco, diento sicca sicca e muoio proprio, non vuole più facile. Questo mai sta soddisfazione un po' più proprio con il latà. Mo mangi, se l'ho vista se scarufa tutto e come gli è giunto, me la sa decidere. Così che, secondo dire, lo scaffa dietro la giù su io non ci ho detto. E c'è qui dice che la giù su io. Va bene. Questo lo vedi dopo. Ma non mi dica la stabilità.
marito con la biglia per prima. Non è vero, toccassi la biglia prima la moglie. No, 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 devi dire che non tocca il marito, tu sei la biglia. No, ne mi tocca la moglie. Mi tocca il marito, mi tocca la moglie. Poi mi fai cedere di biglia della tie, ma tu di cui è però. Uè, signori, è stato capace di far nascere una questione per non fuggi un po' di salizza con tanti cacci in testato, guarda. E no, mi ha fatta passare tutta la fame, tu picchi le pane che mia, e il desciunato, cuoce. Vabbè, va bene, allora. Che non mangio, ma qui io non mangio, signori. Sì. Allora facciamo la dieta. Signore, questa è l'educazione che ha dato a Silda. Del mio figlio, del mio pescino. Guarda, ragazzi, ma non vera pescino, ma commerciante al dettaglio, che pesce, pozze e baccalà sotto la piazza Cuperna, non ha potuto stare sotto la piazzicetta di Porta Luce. Ciuccia! Dire, dire, c'è cangia, che sempre pesce e pesce e baccalà, eh? Ricordate che invece ci faceva parte, ricordate, la tempestara, e se ti piace 5 lire per tutti, è la tua figlia qui in mano, ma che non si degno mai sulla nomine, magima fascia la rammentatrice. Certamente si dita la rammentatrice, e quale compagnia che ha fatto suggeria, mamma? Ah, quel dici rammentatrice, alfabeto, e comunque manco dirla, manco dirla per mettere un nome di Silva, capito? Manco dirla per mettere un nome di Silva. Signori miei, ma ci chiedo, le mutande a posto per un salmietto, signori miei. Non faccio! Io non ci miso proprio niente, sai? Non ci miso proprio niente! Sì, sì. E poi ricordati, sì. Ricordati, Cagliero, sì. Sotto una nobildonna. Nobildonna? Ma faccio il lievo, c'è sentito, la stavo perdere. Comunque, intanto, ci hai visto qualche tubo, le mutande in canna. Mi fa tutto entrare in ridicolo, uno zimbello dei conti, uno dei riservi. Ma non c'è bisogno proprio di questi scherzi, perché non già faccio cadere, facci ridere pure un incetato, sì. Ma invece, mora, che ci sta confuso. Mi scherzo, ma come piacere. E brava, 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 complimenti, donna Maria, complimenti. Non voglio che mutande a posto dello salmietto, però, però, tu scherzi te posso mutare, perché queste mutande mi è dico al tribunale. Se hai queste mutande al tribunale, ti arrestano per atti osceni. Osceni, offesa, domattina, buon appetito, state cosa pure di me. Speriamo, state nude di pie, ho iniziato a capire un capopaggio. E vedi, no, se riesco con mangio, grazie a te.
Dimmi, facendo c'è poi e avanti. Don Felice, il giornaliero è venuto dalla persona che adesso è affitta alla casa dello secondo piano. Erano mascluona fimmena. Una fimmena. Oh, una fimmena. Una fimmena. E c'è cagna già mascolo e fimmena, come dici c'è. Ah, ma giù ancora capisci gli esempi, antimaschilista o antifemminista. Don Felice, la signorina mi ha dato il biglietto di visita. Ma faccio pure un servizio, vuole invece un biglietto di anche se uno faccio. Emma Carcio Fulaffa Ballerina. Oh, una ballerina! E piace una di tu, la Giuditto Galluva, tu non fitta la casa alle femmine senza mascoli. Sì, e la signorina c'è stata risposta. Ha detto che più tardi non ha accompagnata del maschio che parla con lo paciolo. Ah sì, perché lui piaccio? Perché non lo piaccio? Perché? Sì? Perché non ho rubato una filmera di vite, puntata in tutta la casa che io da giocottata per dota. E adesso sentirò ancora le luci dell'anime, di mamma, di desiderio. E per l'anime di divertitori c'è caglia da maschio, c'è caglia. Ah, ma come la pensi di non sei fitta mai? Non mi riguarda, piuttosto ci metto i palloni, così diventa un nido da mamma. No, diventerà un nido da mamma. Un pallone, che dici, un pallone male. O c'è stato un romanzo, la sicurezza, solo con me, poi faccio la vera salvezza, non la so. Comunque, la casa è roba mia, ne faccio un vinto da ogni... Guarda, che sbagli troppo, sai, perché la casa non vede troppo roba tua. E che tu... No, senti dire invece che stai con il strada per c'è, come dici di era tutto sangue tuo, prima del matrimonio, dopo il matrimonio, sono tentato io a tutti gli affetti che c'è, sì, state cotto, voi siete pazzi davvero, non pieno le manzate, da voi gli affetti dei legge, due tv dopo. Rosellina, vende puoi uscire? E Madonna Maria? No, ma ci si insulta, Anne, per favore, casomai da giù. E secondo Dio, io per cercare un... Scusate. Allora senti lo cacciatore di dota. Vedete il lucido. Sei riuscito a narrare. C'è riuscito. Che disgraziato, senti, sentito disgraziato. E a parte, si tappate di mio mamma e stoppi di piscio muretto. Ma c'è che mi sono tanto scicchio una palla del baccalà. Guarda che ci teniamo una palla del baccalà, che era tutti gli altri non ti fassi male. No, cosa roba sua. Se sto messo di autorità, Felice, la casa è roba mia. Dopo poi ti decide la casa. Coro Don Felice, chi viene? Madre mia, come fare a compromettere la casa di una figlia? Lontano. C'è un mutiere che dice, comunque la capo sua, io c'è ordine, la domanda, la dita come una faccia. E io voglio stare sempre cinto, ma non sta cinto che mi ha dimenticato. Don Felice, ci lascia la stradetta per la Roma, sape c'è lascia, ma non sape c'è to. Visto questa festa ti dice la verità. E prima tu, pensori stipetto, su, penserà, e mi dà punto al nessuno. E c'è vita? E quelli di lì, gli altri divertimenti, crociere, pranzi, cene, teatri, film, eh? C'è niente. E c'è mangiare! Sai, non è che lì, non è più la vince. Le fighe! C'è stanno, c'è le fighe, te la fai a prima mattina. No, ma c'è la fighe, non c'è, io sto a parlare delle fighe, ragazzi, sangue per torno, c'è anche un signorino, eh? Sento ancora la sapore, guarda, la vedi, guarda, comunque, tutto perché ci ha mandato a chiamare l'avvocato mio, che dice a voi, mi scopo, perché ha film in grado.
non fa niente questo. Divide alla signora che c'è l'avvocato Alonso Tartagli del foro di Lecce, che la medesima ha invitato con questa con questa missiva. Ma c'è da vinto quasi niente, c'è nemico, forse, e c'è bene, ma è il solfeggio. Mi scusi, un momento e vado a chiamare la signora Saietta in già da lingua. Cosicché lei è un avvocato. Un avvocato civile? Prima come controverto, avvocato mio, guarda, è tempo tutte le ragioni. Benissimo, e spero che mi dia vostra ragione. Allora, avvocato mio, ho avuto poco passo di tempo, ogni mattina verso le 7,
Nicola sta intorno a Gino, ma dopo prima di scegliere regolarmente per un concerto che c'è qualche bandisti fanno sotto la balcone di casa nostra, con quadrato, c'è un e tampagna. Sì, scusate, dice, ma cosa c'entra vostra moglie con il concerto? C'entra, che c'è l'inizio da pagare i bandisti di qualche soldo che fanno tutto francese. Possibile? Più che possibile, avvocato, più che possibile. Certo, avvocato, tu vieni qua, così sì. Se la tratta a pigliare qualche... Sì, sì, se le conosce, c'è Marco Melano stamattina, vieni, guarda, guarda. Ma tu stai stampo, Inca, la tu sei giovane, guarda. Stai mutando il giorno, e sta disegnando, guarda. Qui se me la disantava Inca stamattina, guarda, si vede adesso. Però non mutando a tavola, mi sono venuto, mutando a tavola. Stai mutando a tavola, vedi tu quello. E qui stai niente, e qui stai niente. Tanto per dire, sape che io un fascismo, faccio per la vignata di Fasoli e l'altro la vita in Giannando del matrimonio e non me la faccio neanche una fiata che ci dice da su scattusi poi pericolosi per sé e per gli altri, insomma non posso dire pure in italiano fanno certe fiate, insomma la faccio male, dice io penso che su questa ragione lo so, yeah. Allora, su questo veramente non dico della ragione che avevo io, perché è vero che i Fasoli non si dice su Saponi perché loro sono più ricca scostuma dietro qualche tanto che sia da lui insomma caro avvocato mio tutti questi desideri non è pensare a mia non dici tu in italiano per andare ma io credo che lo per ostacolarmi no per non ostacolarmi ostacolarmi la carne se dice avvocato la insomma è un avvocato mio scambiere il mio la supporto tocca me risolvi se tu prego avvocato ecco da ci chiamano un altro. Sentite, tutto quello che avete raccontato su adesso è niente, ma proprio niente. Allora, come sta facendo di relazione? Niente, proprio niente, non c'è stato proprio niente. Ma, dottrice, secondo voi, io mi posso presentare nell'aula del tribunale di fronte al presidente con un paio di mutande e una pigliata di fagioli, dai! Ma perché, avvocato, scusa, ma ti dico una cosa. Se incontriamo un presidente che gli piace, non mi faccio che ci una cosa. Dottrice, questo è di grande spiegazione. No, c'è spiegazione, avvocato. Ma ora che ci penso possiamo sempre invocare la incompatibilità di carattere? No, ma io cercavo, perché il signor Iaveccio ti ha chiamato, la signora di te lo papà che si chiama. Tu fai invocare la sua incompatibilità. 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 L'ampico da alcuni di circa si è spazzato. Avvocato, non sai c'è... Incompatibilità. Ma non sai c'è che gli avvocati scucciati, ste parole sempre così difficili. Avvocato, mi sta parola che diciamo delle 16 caro Don Felice, come vi dicevo, le ragioni che mi avete esposto difficilmente porteranno ad una soluzione. Ad una soluzione a noi favorevole, perché in quanto le stesse per la legge sono futili. No. Piuttosto, scavando nella vostra memoria, riuscite a ricordare per caso qualche altra cosa più, come lo so dire, più ragionevole, se, più consistente, ecco. Scavando mi sta bene almeno il fatto questa notte. Ehi, allora abbiamo un fatto. Avvocato, c'è bene, torna a stare ma a canale della famiglia. La famiglia minerale, non felice, io voglio dire, viva, abbiamo fatto una ragione. Ma scusa, avvocato, scusa la mia giunciaggine, ma ci ho fatto di trascorrere la verità. Comunque, questa decina, allora, come è tutto fatto la sua. Ieri sera, dopo la mia colpa, come tutte le sere, mentre sta cercando stendo piano piano l'arco in giallo per i dolori di sciare da quale mangiare di loro mentre ci si intesse fare tutto lo mute cazzo. Mute? Cazzo? Ah, felice, cosa dite? Di cosa parlate, per favore? Avvocato, scusa, ma c'è stata che ti sta mite? C'è stata una cadena, ma non ho pure. Ah, qua, talmente, qua faccio, qua, ma ti si dà, qua c'è un mute cazzo. Ah, ora capisco, lo si dice colpaccio. E io ti dico sempre mute cazzo. Cazzo col passo, come dici signoria, questo l'ho fatto una mente in secare, insomma, mentre in secare, e non ci sta fuggiullato, il salviente, il cucettiolo, il mente in secare, il cucettiolo col pazzo, come dici signoria, c'è ciò, una mentiglia di acqua, un dente, una forata. Beh, questa non è una cosa così strana, in inverno, e sottolineo in inverno, non sono molto, specialmente a Montità, Torino, Milano, Berlino, Genova, e tutte le famiglie, scusa, e vorrei sapere una cosa?
Sapete come si chiama? No. Una cosa. Ah, ho capito, si chiama quando dici la moneta. Insomma, avvocato mio. Mi girai. E c'è qui. Alle vostre buche erano ce l'ha. Il Monaco. Avvocato. E mi dici che un bottiglia, guarda, sto Monaco, questa moneta ci hanno detto che mi ha potere, ma mi fanno una certa specie. E allora dove sta? Dai, ciao, guarda, non mi ha detto già, c'è la praniera. E decimo scaffalietto. E che avete guardato, mi ha detto? E se vuoi signor mio, ci mi ha nominato la sposa. Sì. E siccome non c'è capo un colpazzo, come dice il signor mio, che ha quasi picchiato fuori. Io piano piano, io già sta roffola. Piano piano, con un pene. Mi sposta già tutti della parte sua, mi sposta. E Maria mi sta dormendo. E invece con una calcia, e me l'ha presentata la batteria. Io con un'altra calcia mi danno tutti i piani dietro la mia sua. Sono per prendere il disparo, un caso parole. Più o meno, insomma, una cosa del cuore, avvocato ministro, andiamo a vedere se dovete ospitare, o non per esempio, se la cosa di sciogliere per tutti i tuoi, perché dici, perché dopo ma finalmente gli hai uscito, che dice, mentre ti si tutto scasciato, che il fullaggio, e mi piace la cosa, avvocato ministro, no, per la mia verità, se tu cai, chiamiamo con la paura, se tu cai, esce da tutto bruciato, Concludendo, io c'è la moneta già dietro, non sono sulla dice, ma tu ieri a sotto zero, come dici? Ho compreso, ho compreso, ora ditemi una cosa. Dimmi. La vostra signora per caso è forte c'è dota. Ma non c'è bene, torna, sta dota, è una malattia generica, parla no, non mi sa mai che voi siete bene di scherzi. No, non c'è scherzi. Io ho domandato, se è andato nel matrimonio, la vostra sposa era costruito dote e ci ha inventato di mettere immobili, contanti, dipendenti dei vostri, titoli di Stato, azioni. Se noi abbiamo uno schiaffo,
siamo a cavallo, giocate con quelli che hanno la parte di sempre così, naturale, diciamo, facciamo, ma sempre a voi, ve la sentiamo, giocate con l'avvocato, giocate con un centro di capo, giochiamo così se vuole, comunque, dopo che avete spuscato le facce, posso la separazione? Senza alcun paio, ma sempre con un paio di testimoni presenti. Oddio, per la verità ne basterebbe pure uno, eh? L'avvocato mi va bene, va bene. Okay. Quando ci avverrà dovrete comunicarvi con sollecitudine il nome o i nomi dei testimoni, così non riceveremo giudizio. E sicuramente riusciremo a ottenere la separazione. Sì, va bene, signor avvocato, ti ringrazio tanto tanto. È un dovere professionale, mi raccomando, siate docile e assecondate sempre incondizionatamente la vostra signora, mi raccomando. Sono sempre un cario condizionato. Ok. Grazie, sarò docile con un tipo di... Benissimo, stia pure. Poi passo per lo studio, sai? Sulla cosa, sai per giù. Benissimo, grazie, stia pure. Comodino, comodino, vado alla strada. Comodino, una separazione, un mescoccio, faccio fatica pure a massare le mogliere. Prima ha detto l'avvocato non l'ha consigliato, a verità non la fa sul cassano, non c'è niente. Ha visto tutti quanti, no? Ha visto tutti, pure da sopra, ha visto quello, no? Pure i bagnoli che stanno da su, cioè, all'orologione, a caduta è magnifica, non la fa sul cassano, cioè veramente. Poi l'ho un problema serio, sa che non è un testimone, per esempio. Vediamo, non c'ho un testimone. Vediamo. Dunque, signora? Avvocato? Signora? Avvocato? Signora? Avvocato, cosa fa? Avvocato? Dunque, signora, arrivederci. Arrivederci. E ricordate che adesso dipende solo da voi. Siate siate docili, ubbidienti, accondiscendenti. E fate che il contrasto venga da lui e se serve con un testimone presente, mi raccomando. Va bene, avvocato. Di. Non dubitate, ci penso io. Di nuovo. Arrivederci. Ah. Demo annanzio. Tocca a me sposto un peso a cosciendente, a così decere. Insomma, guarda, Bruno con un tradito, Giumazza. E speriamo che ci riesca. E quella signorazza, so come le voglio sempre che giocano a tutto l'avvocato, perciò calma e gesso. Mentre fumare fa caso al tribunale per dicevo che caro fumo gli face male, ma ci sta. Sì, c'è. E si è affidata la sigaretta. Ciao, e ci sta giocando. Caro fumo gli face male e ti dà un fastidio. No, ma ci sta dici, non sai che a me preso quando ti dice fumare. Ma non ridimmi un fumo. Ma c'è vede sta novità, guarda. Uno quando mettiamo una sigaretta scusata a mano, mi siamo a cassette 10. Don Felice, ecco, poi c'è del cristiano che parla con signoria. Il nome non ha voluto mi amica, però mi ha detto che parla della casa del secondo piano. C'è sta scritto, scusa, c'è successo, qualche cosa di terra. Felice, io sto a paura, sai? Io sto a paura, quindi sono cose dei mascoli. No, aspetta, così senti pure io. No, li dai, poi se vuoi mi facci sapere, se vuoi, eh. E che Dio senti il marito di ora, ogni figlio, ogni aver marito, che qua il marito di giù, che è un signore, e che faccia stare sempre buono, sempre. Io sto mordendo, sai, così. Thank you.
anno di matrimonio è la prima sala che si importa di mucchiere. Si può? Permesso? No, no, no. Favorite, favorite. Un acquazzone terribile. Allora io mi feci
coraggio, mi accostai a lei e la invitai a rimanersi sotto il mio ombrello. Così la accompagnai a casa. A casa del signore? No, 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 che mi dica come si lascia la signore? Cosa dici? Io sono ammogliato. No, se ci avesse visti gli amori, avrebbe commesso un pantificio plurimo. Cioè, ci avrebbe ammazzato, insomma. Ma una cosa fa la signorina, la sa che la signorina si è sposata? Ah, e io, ho sentito tutto la sapendo, la sa o non la sa che la si è sposata? Vedete, lei non sa niente, tanto è vero che l'altro giorno mi disse, mio caro, perché non mi sposi? La signorina si è direttisti. Trovai subito una scusa. Ah, sì? Mio padre non vuole che mi sposi. Ma il cognato mi va da ieri con un sito, con un marco a cuneo, mi dice che la signora non vuole mettere su di scusate, scusate, non felice. Sul momento, colto di sorpresa da quella richiesta di matrimonio, non sono riuscito a trovare altra giustificazione. Boh, comunque, contento signorina, però no. Come non lo dico? No, come dicevo, come io ti sta a chiedere, no? La signorina è qua, te la richiesto pure prima. Ma io ho detto già, lei ha una detto ma poi sono tornato. Ma lei abita a Surbe, vuole trasferirsi nella casa di vostra proprietà perché a pochi passi vicinissima del teatro dove lei è stata scritturata come prima ballerina. Sì, guarda che sono disposto a pagarmi anche 20.000 lire come canone mensile, anche per starti un'annualità anticipata pari a 240.000 lire che io ci ha chiamato qua, cioè, hai ragione, la faccio, perché ci viene una
stato faccio, scusate, certo, una stravagante come a chi è? Stravagante? Signoro, ne portate la chiamata stravagante! Per ricordare tutto questo dovrei cominciare a prendere la... Sì, sì, sì. Si sta prendendo pure questo, brutto pescindolo! Per il quale sei un cazzo, anzi sì, ma mi ha chiamato un pescindolo, ma c'è sta per decidere, papà, ne viene come sta la capa, papà, ne tiro, senti la mucchiere, senti lo chiamo. Chiamo, signoro, signoro, ricordate che mi ha chiamato, chiamo, chiamo. Pentaglia! Pentaglia, signor, signor! Ricordate la macchinata! Pentaglia! Signor, ma c'è altro che senti dire del tuo fuoco? Che mi pare, anzi, no? Anzi, su fuoco, ma che fai quello? Allora, vieni qua, se ti metti la se ti chiamo, come ti chiamo? Se ti chiamo, come ti chiamo? Se ne vuoi, non ti chiamo? Non c'ho cazzo, c'è altro che cazzo, se no, dico, mi dà le patelle, le patelle, le patelle, le dice, va bene, va. Signor, 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 scusa, scusa, scusa. Non ti chiamo. Alberto Scatatino. Alberto e Alberto. Abito in Vico Vicino Monte 69. Ok, va bene, grazie. Allora, vieni qua, vieni, se sta qua, vieni. Vieni qua, se sta un po' più vivo, vai, vai, vieni da parlare. Fai sentire la fate il testimone. Dai, se ti muoverai, mi fai sentire il testimone. Va bene, fatti il tavolo, da parlare. Signor, arrivederci per modo di dire, spero di non rivedermi mai, di vedere quello che è, ma tu vieni di pazzi. Cosicché, ma chiamata, Pentaglia? Confermo, dai giù, chiamata Pentaglia. Va bene.
Ha giocato stancato, lo faccio uscire, ma ha giocato stancato. Siamo morto in cedenza, scusaci per permettere, però stamattina il signoria era fatto mica più tardi, eh? Lasciami stare, tengo a capo la messa a fida con lo burro. Stanotte non ho potuto chiudere, né io, né già fuori a spenturare le mucchiere. Ed è sempre per la gravidanza della signora del signoria, no? Proprio così, Giacomino, sono tre giorni che sta con il dolore forte e c'è una casa che ha vissuto. E sta pure un uomo preoccupato. E speriamo che non messa intorno a una figlia. Se tizia per la mula del maschio mi c'ho un 9 e 10 figlie. Lo capisci perché sta con la capoteutata, no? Stamattina mi impegnavo in tribunale, ha toccato il lasso mucchiere con quelle torche. Meno male che sono venute le soluzioni che mi danno una mano. Tocca a baggi fiducia, vostra signoria. Può essere almeno della spiaggia, te viene a buona notte. Speriamo, a Giola Saudita la cameriera contegna al crucello, poi appena ci sono novità. Guarda, poi alla fine non me ne preme se è mascolo, sì, basta che sta tutto perché la mamma è già creato una cannascia. Giacomino, senti qua, ti prometto che se nasce da una figlia te la regalo. Te la regalo. Manco gli sta a parlare del paro del scarpe. Ma ci sta dice, eccellenza, ci sta dice. Guarda, stavo agitato, stavo nervoso, io me ne torno, non torno a casa, Giacomino. Eccellenza, proprio oggi che c'è una causa di separazione, Don Felice Ucchimietto. Giusto, meno male che me l'ha ricordato, mentre via proprio scelta. Boh, intanto mi baccaggio sta camisa, che stai su qua del sudore, che ci faccio una bussa di casa qua. C'è scritto sul corso. Già così, pensi da finalmente sta fiera di un bello mascolazzo. E io c'è saggio, non se no, c'è tutto un maciaro. Speriamo. Se è mia un'altra figlia, vuol dire proprio che c'è una magherina. Magherina. Boh. Buongiorno, ma permesso, a quale si svolge la causa del patrono mio. E c'era un barone dopo, scusa. Ci lo conosci? No, Felice Ucchinietto. Ah, io sì. Ci mi dici come ti chiami? Io ci sta il primo del tuo testimone. Io mi chiamo Celona Michele. E io lo sento già se viessi. Faccio dettare i miei studenti tutti i signori, per favore,
scusa, signor cancelliere, signor cancelliere, ma quale cancelliere? Il signore non è il cancelliere. No, signore, io ho voluto l'uscire. Va bene, cioè come vengono le chiedi, mi prenda come lo stesso signoria, con quasi l'uscire, guarda, la moglie mia non riesce di più, non lascio un po', frate mio, ci in questa causa, che faccio, non riparo nessuno di questa signoria, con tutta la razza. Felice, gli ho detto che il signore non ha nessun potere, l'unica cosa che fa è quando entrano i giudici, dice signori, la corte, basta. L'avvocato deve ragione, se potia, ma io purtroppo non posso fare più. E allora, la docina fa che mi gioca a fare, cammina. Ma quando c'è tocca a pausa stamattina, se non si chiede a io mi ammanna via. Io gli sto appunto a scoperta, tutti di faccia vedete di casa mia, da per di pubblico, e questo non può cagare. E ci da dito come non ti dica, ma guarda picca picca. Ora fai stai, tu tutte le hai la giudizio a parte, ancora la patata ci no, guarda, e secondo me tu pari, una malona, non te avvocato, ma ho visto che sta assurda. Ah, c'è la assurda, ci vediamo la casa, non si chiede la pazienza, ma che posso per via della casa. Ma c'è sette. Ma vedi che si vogliono ammazzare tu qua. Sì, davvero, ma dica
Giacomo, da questa parte, prego. No, 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 no. E sentici la tua da qui, non mi piace. Non mi piace, resta sempre un galanto a parte, se sto qua. Questo crede che io mi stia preoccupando di lui. Io ho i miei problemi da risolvere. Don Felice. Non a pensare a voi. Mia moglie mi ha chiesto una separazione. E invece mi riguardano i fatti tuoi, signore. Esattamente come a me non riguardano i vostri. Forse ti crai, può darsi quando mi riguardo. E a me non riguardo né oggi né domani né mai. Non ci vedo così, ma sì, grazie. È insopportabile questa situazione. Sì, è insopportabile. Sì, mamma mia. E tu, Caetano, ricordati un attimo che non vuol dire che non ci chiamano. E scendono tutti per una cosa. Oh, è già la seconda volta che Don Felice, come già vi ho detto, ho un sacco di problemi con mia moglie. Guarda, se io gli avrò contento, mia moglie le faccio un regalo e mi interessi a essere una sorpresa. A essere una sorpresa, ci metto mai in cervello e gli ho detto, io non lo faccio. Ma tu non lo faccio? Lo faccio anche io. Certo. Dall'ultima volta che l'ho visto è molto peggiorato, mi fa paura. Mi fa paura, è uscito proprio fuori di testa. Scusi, avvocato. Ma a che ora comincia la casa? Questo era di buon tempo. Signor avvocato, ho da chiedervi un consulto. Un consulto? Ma io sono un avvocato, mica un dottore, dov'è vado? Un consiglio, una consulenza prendi di forza. Comunque, andiamo. Prego. Non credamo, e devo confidare una cosa personale all'avvocato. E pure confidi una cosa personale all'avvocato e c'è bisogno con Bessini? Non penso, ma io non capisco cosa volete dire. Voglio dire, non sta bene. Ma non sono fatti vostri. Oh, come? Non stiamo uscendo. Oh, andiamo. Qui c'è un assaggio. Come già vi dicevo, io ho dei problemi da risolvere con me. E vorrei, avvocato, che voi mi aiutaste a contattare e a risolvere questi problemi. Ma insomma, mi sembra educazione stare lì a orecchiare i fatti altrui! Ma io orecchiare i fatti degli altri, ci vuole vedere con lui. Io sto per il facimento, a cui ti ha aggiunto. Ma dove credete di essere sul mare? Sul mare di Sant'Arato, vi prego di tornare a fuoco! Brutto scherza! Non felice, no, per favore, stava parlando, però questo mi sente, dai, andate. No, sì, sto avvocato. Come vi stavo dicendo poc'anzi, sono passate già 2 settimane da quando mia moglie ha abbandonato il letto. Il tetto coniugale, sono rimasto proprio interrotto. Mia moglie ha fatto le valigie ed è andata a vivere a casa di sua. Dicendomi che si rivolgerà proprio avvocato al proprio legale per chiedere la separazione. Come mai c'è? Come mai avvocato? Perché le è capitato di leggere tra le mani, casualmente, una lettera che io avevo scritto a una giovane donna. E non vi vergognate, alla vostra casa scrive le lettere che potrebbe essere vostra figlia, dove è andato? Per favore, avvocato, dai, sono errori di prima gioventù. La faccio della prima gioventù, non ti puoi intanto guardare allo specchio. Avvocato, si chiude la sacca, non sa che non mi ha un cuore più basso a suonare. Non felice, vi prego, non fate pure voi con lo strano, chi è questo data, il padre, il sire, insomma. Ah, ma con il padre, volete dire? Perché voi dite pure il padre, te lo vedo, papà. Ma perché vi meravigliate che lo abbia il papà? Roba da non crederci. Non crederci, no. Ma ci potete credere perché io, ma anche il nonno. Addirittura, pure il nonno. Sì, lui era avvocato, c'è tutto, ma non ci vedi, invece io... Ci vedi, perché io non ho la giustificazione. Sì, sì. Vedete avvocato, perché voi conoscete il mio nome? Certamente. Lo vedete? E dove l'avete conosciuto? Certo, perché mio nonno abita nelle vicinanze a 14. Sì, no. Non chiedere come sta pensi, signoria, non chiedere le vicinanze, fa la signorità, non chiedere. No, no, io la gestisco qui, c'è un museo, è tutto un passato, cavolo.
così schiavate, con una lunga si così. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Mio nonno non è una lunga! Ma quando sta scherzando? A me così scherzi di cattivo gusto non piace mai fatto, eh? Non chiamo la fondata di scherzo, ma dici. Come vi dicevo, mia moglie, qualche giorno prima di andare via da casa, mi ha preso forte dietro, mi ha messo le mani in faccia. Mi ha preso a calci, ma dandomi anche un pugno, un martello in testa, provocando un dramma cranico. Insomma, mi preso a volte in inglese. Per favore, cortesia, non dica nessuno del passato. Avvocato, la cosa... Ma che si deve scattare? L'ho preso a volte! Alla faccia del segreto professionale, avvocato, siete stato più bravo di Pulcinella, avvocato. Vedete, quell'uomo spregiato appena lascerà il tribunale lo racconterà a tutti, a cani e a porci. Va bene, tanto né a cani né a porci, ma comunque ci metterò io. Grazie tanto. Avanti, si accomoda, prego. Grazie. Due luccia. Moglie nel nasico per vedere l'emozione, sì. Avvocato, devo dire un'altra lunga. Sì, guarda, avvocato, la lettera che ha letto mia moglie è indirizzata a questo pezzo di tenazza che è appena arrivata. Ah, capisco. Sì, solo la signorina Emma. Ma che altre benedetta ci saremmo incontrati qua in tribunale oggi, eh? Non c'è che dire. Pazienza. Ecco cosa significa fidarsi troppo degli uomini. Degli uomini? Voi vi siete fidati di un marito. Avvocato, ma come vi è venuto in mente questo mandrillo? Avvocato. Scusate, ma ve l'avete cavato con la dalla. Io non riesco a capire come una donna così giovane, affascinante e bella come voi si possa mettere con costui. Avvocato, per favore, adesso non esageriamo. Su, dai. Egli mi disse, diversamente da voi, che voleva sposarmi, ed io a questa lusinga non guardai né l'uomo, né l'amante, né il mandrillo, ma il marito. Il marito? Purtroppo voi forse è ubicata dal marito di una signora. Voi siete un imbecille, un fusillario. A me un imbecille e fusillario? Sì, signor. Per favore, fate silenzio, perché c'è un presidente, non ripeto, ma sta a intero, sta a cangiare la camicia. Ma tu ti è un bolciore, se c'è la spaccina di camicia, e ti deve giù la carta da intero. Va bene, questa me la pagherò. E ve la pagherò come i vostri clienti, vi pagano le vostre parole. Voi siete una donna, non conviene mettersi a discutere con voi. Mandami qualcuno di voi, luce, e ne riparla a me. E allora vi manderò mio fratello. Ah, benissimo! E c'è chi manda di culo sordo, c'è buona domanda. Avvocato, signoria e signorina, non sta le cani che mi sono. Avanti! E puzzo di cipolla.
una ballettata, mi stai stomachendo. Oh. Silenzio, per favore! Mi ripeto, ma il presidente sta in carica, la si sta scangia la camicia! Comunque, è insopportabile, puzza di cipolla arancia nuda. E per cortesia, alzate, cambiate impostazione. Qui, ragazzi, sta una pazienza, questo è personale di fiducia. C'è dentro il secondo, la mano di legato un altro. Sì, Don Felice, questa persona vostra fede di cipolla. Che esce di fede e gira dall'altra parte, mi senti di cipolla, fa così. La spesa è il nome di cristiano, che è ragione che vedi che traietta, che c'ho quattro panni, che mi sa fare un cazzo. Non faccio più a stare un cazzo. Scusa, come fanno gli incidotti, quindi la vado a commentare. Ah, signore e signori, tutti in piedi, entra la porta. Ah. Esce. La corte. Con ordinanza emessa in data 29 giugno dell'anno, eccetera, eccetera.
la gatta. Sì, metteva scusa per una canna. Ma c'è sempre, io ho sentito la resta e ho pensato subito a una muscia. Resta? Ma io ho sentito che anche il cognome deve essere bello. Ma invece lui che è bello, Paola. Paola, è bello, vieni la bocca. Paola! Primo, che il signor Felice Ubibiercu, suo legittimo marito, voleva farla morire di freddo perché non voleva che tenesse nel letto la bottiglia d'acqua calda usata da molti e comunemente denominata Monaco o Scaldore. Veramente si chiama Monaco, per cui è una vera infamità, signor Presidente, è una vera infamità. State zitto! Secondo, che a causa di quanto sopra detto nacquero mille dispute, litigi ed incomprensioni, sempre occasionate dal signor Ucchibieri, il quale voleva financo pittare una casa fatta costruire dalla madre della di lui moglie a persona che l'avrebbe discreditata. Oh, questo poi! Signor Presidente, sta cosa non è giusta, la signorina l'ha detto in silenzio con le musi scisse a fumo di argina e lo campanello della notte fa. Terzo, che il suo nominato signor Ubibiercu, non contento di far morire di freddo la suddetta signora Amalia sua consorte, faceva di tutto per toglierle il sonno, assoldando appositamente dei musicisti da strapazzo, i quali ogni mattina con tromboni, grancasse, tamburi, pentole e coperti vari, facevano tanto rumore da costringere la suddetta a svegliarsi e non potersi più riaddormentare. Ora, lo facevi già mia, lo facevi. Fate zitto, non parlate, avvocato, si vede come ti puoi scoppiare, non vuole ma insomma, ho detto di fare silenzio. Chi era l'avvocato di quel signore? Sono io, signor Presidente. Mi aveva finito di quell'avvocato, che era morito il vostro cliente. E allora, caccia, mi faccio rinunciare, ha morito! No, Presidente, l'ho già morito più volte. E allora, si chiama parte di buffo. È buffo! Infatti, se lo smettete subito sarete espulso dall'aula. Ma che diversa è questa? Ve l'ho detto per la prima, per la seconda! Per la terza voglia si parte! Per la terza volta vengo io! Poi sarò costretto a scoprire la mano, la causa si celebrerà a porte chiuse! E si celebrerà con la certa di chissà! Ci ha fatto la volontà di Dio! Volte nominato signor Ubibiercu, dormettava continuamente la suddetta signora Amalia, ora per una cosa, ora per un'altra, in particolare nell'ora della colazione o del pranzo, privandola di ogni e qualsivoglia divertimento lecito ed onesto. Eccellenza, eccellenza, già capito, eccesso, eccesso. La figlia. Oh, è una disdetta, 9 più 1 10. È una disdetta. No, eccellenza, io vi volevo dire che di là c'è una donna che dice di chiamarsi Dorotea Papoccia. Che mi venga un colpo, ho rischiato l'infarto, credevo che mia moglie avesse partorito un'altra femmina. Questa Papoccia è la testa che non ha risposto prima all'appello. Fallo entrare subitamente. Prego, prego, signora, si accomodi, prego. Buongiorno a tutti. Le donna sono rovinata. Giaconina esce fuori dalle tende notizie, sei d'accordo. Ma mi si dare in petto. Ehi, in petto. Ma sta d'accordo, sai, che mai essere il tribunale te scascio la capo e giù pulanche a tirare la tannocchia. Ma mi darà tanto di quelle mazzate che... Ma d'accordo, va. Ho sposato una cosa. Poi vedete, la seconda testa. E una cacciocola. Avvicinatevi, prego. Che eleganza, che sciarpa! Con quei passi fermati sulla la pantera. Sì, voi, la cacciocola. E quale professione esercita? Faccio la ballerina. Bene, bene, bravo, mi piacciono tanto le ballerine. Dovete sapere che io vengo sempre a vedere il vostro spettacolo e do il posto numero 9 in prima fila. Non mi avete mai notato? No, mi dispiace signor Presidente, non ci ho mai fatto caso. Come vi dicevo, vengo sempre a teatro perché ho l'abbonamento e do un binocolo grande, grande, che osservo ogni vostro movimento. Sì.
cosa sapete voi di questo signor Felice Urquibierzo e sua moglie? Niente, signor Presidente. So soltanto che sono i proprietari di una casa che si trova nel centro storico. Casa che voi volevate prendere in affitto, confermate? Sì, confermo, perché si trova a pochi passi dal teatro dove io lavoro. Eh sì, dopo un po' dall'affitto sono rivolto a Lucassino in Gaetano della mamma da Foggia. Silenzio! E poi perché non l'avete più presa? Perché i proprietari non vogliono più fittarla. No, non è vero, dopo l'affitto viene in affitto, forse io. Sì, siete a conoscenza di come il signor Urquibierzo trattava la moglie? No, non so niente. Come? Non sapete tutte le questioni, le liti, le diatribe che succedevano in casa di Urquibierzo? No, mi dispiace, non so niente, signor Presidente. Va bene, allora, preso atto che non siete a conoscenza di quanto richiesto, potete accomodarvi. Grazie. Signorina, mi raccomando, ricordatevi di guardare in mia figlia quando verrò ad assistere al vostro spettacolo. Posto numero 9. Sei stato. Dopo chi viene? Signori. Rosella Trasietti e sì. Presente. Mi stiamo raccontando saputo di fare una cosa. Rosellina, voi siete la serva di Don Felice? Sì, signore. Bene, bene, bravo, mi piacciono tanto le serve. Tutte le titole meglio di Italia. Se mai doveste licenziarvi da Don Felice, fatemelo sapere, che vi prenderò al mio servizio. Ma c'è sbagliato su scopo, se si è buttato la serva di me. Dovete sapere, cara signorina, che io ho 9 figlie femmine e avrei bisogno di un'altra cameriera. Dunque, torniamo ai fatti di causa. Giurarmi dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Lo giuro. Sapete dirmi se i vostri padroni si contrastavano mai? Sempre, a tutte le ore, te lo giuro e te la notte. Perché mi giunta la mano, mi viene fatto male. Mi hai visto luce il peso. Ho capito, però state attenti che i danni si pagano. Silenzio! Questo mormorio mi disturba assai. Scusate, signorina. Voi siete a conoscenza dell'affare del monaco nel letto? No, sua eccellenza, c'è che questo affare del monaco. Giuro su quella cosa che un caro cadegno, ma io non ho mai stata giù nel letto con un monaco, perciò non posso questa giuccia a fare deve. Signorina, ma cosa avete capito? Io sento dire l'affare del monaco, della monaco, dallo scandaletto, insomma. Ah, mossa, capisco, della monaca, come dici, dello scarpanietto. E comunque non so giù niente lo stesso. Sapete almeno dirmi chi era la causa del contrasto? Il marito o la moglie? Lo saccio, signor Presidente, perché io arrivavo sempre dopo che il contrasto vi ha già accennato. Insomma, quando già si facevano ammazzate. Perciò non posso dire ci contrastate prima. Va bene, andate a sedere che voi sarete richiamati. E mi raccomando, ricordate che se lasciate il servizio da Don Felice, fatemelo sapere. Va bene. Sanno quando la tagliamo la porta che sta accendendo le cenuccia? Un cuglione cenuccia qua. Senti, ma dove è che mi chiede la porta che c'è la donna Marco? Ce l'hai per l'altra? Gaetano Pacocchia! Non ti addormire un'altra coppia? Gaetano Pacocchia! Non Gaetano! Thank you.
era. È vero che voi volevate prendere da tutta la casa del signor Pichetto? Sì, signore, non avevo voi ammazzare. Confermate che questa casa non serviva per voi, bensì per la ballerina e il mattone. Faccio scoprire l'aula! Mi chiedi a Castantunanda canzone!
prego, avvocato. Signor Presidente! Signor Presidente e signori giudici, signori giudici, qui non si tratta di qui non si tratta di fare una causa, di fare una causa per l'omicidio primmeratale. Per un omicidio premeditato. No, per un omicidio premeditato. Voglio
che i tuoi padroni si poco contrastavano sempre, ma mai il suo presente. Sì, invece se il padrone dei già se ma mai! Mamma! Mamma non vuole! Faccio casalità da sempre.
E chi fu a collocare il monaco nel letto? Il marito o la moglie? Eccellenza, la monaca, ma ti dici? Monaco, monaco, intendo dire lo scandaletto nel letto. E c'è dell'usumento di Natale. Vecchio! Prego, prego, continuate. Come sta decida? Oh, c'è la moglie. Non è vero, non è vero. La moglie la mise... Silenzio! Lasciate deporre il testimone. Deporre, c'è a fare l'ora. Silenzio! Perdone. Eccellenza. Giacomo, sono stato Tunizzi. La signora e signoria a quarto. Siete mascolo? No. Filmerà? No. Come? Sarebbe mascolo nel film, che ti ha fatto? Eccellenza. Dofi. Oh. È una disdetta. 9 più 2 è 11. Signori, chiedo scusa, ma devo sospendere l'udienza. L'udienza è sospesa. Devo rientrare urgentemente a casa. Ma scusi, signor Presidente, ma questo testimone è un bugiardo! Un momento, se è un bugiardo e ha reso falsa testimonianza, quando riprenderà l'udienza lo farò arrestare. Carcerato, ha detto allora, ma dico tutta la verità, nient'altro che la verità. La monica ci ha detto, la misi ieri, e furono i bandisti, li chiamavano mia madre, li pagavano le sue. Sì, insomma, la colpa è solamente mia, mia. Ti parlo di me, sono più innocenti, non c'entra niente. Ciao, poi ti hanno tutto il e spostano bene, signorina, ciao. Ma perché? Perché ha fatto tutto questo? Perché prima con censura per signoria per Don Felice che è un bel museo ma non le fa. Poi c'è censura con signoria e io qui decisi come faccio scucciare perché c'è già avvicinare a me, sparisci con altri leggi che mi sparisci. No, è felice, lui ce l'ha fatto per un gioco bene cambia così, non far perdonare, no, 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 si dice. Non si dice, si dice, è bene, di fatto parla tutto. Don Lea ha capito che si è trattato di una semplice spandata. Sì, non è male che lo fosse abbandonato con un gatto qua. E risolto, così ti faccio una bella sentenza di assoluzione, Non dubitate, ci pensano che... Non finisci, sì. Ma ti dire sicuramente una cosa che voglio dire, se lui è pure attorno a me. Sì, io e la Pisellina, ne unimmo bene. No. Abbiamo deciso, anni scusati. No, ma allora, complimenti, anche dove sei fuori. E per le cose dei matrimoni, se l'ha fatto il marito, se ne dice con lui, la casa del allora auguri, tanti auguri e figli maschi, anzi tanti auguri e figli perché di figli o mascoli o figli sono sempre figli. Thank you.
Margherita Mancifiglio, Tonino Mancifiglio.